RAI, giornale radio, GR2, direttore Claudio Angelini. Le notizie del giorno. Terremoto su Mani Pulite, avviso di incolpazione, l'equivalente per i magistrati dell'informazione di garanzia a Borrelli, D'Ambrosio, Davigo e Colombo, in seguito alla decisione del ministro Mancuso di avviare nei loro confronti un'azione disciplinare. Né conferme né smentite sulla richiesta di rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi. La trattativa per evitare il referendum sulla legge Mammì, ancora nessun accordo, la decisione entro lunedì. Scalfaro dice in materia referendaria il Parlamento è sovrano. Domani fermi in tutta Italia tram, bus e metrò per lo sciopero degli autoferrotranvieri, ma si tratta ad oltranza, disagi minimi per chi viaggia in treno. Posti di blocco e ricerche a tappeto nel Nuorese per individuare la pone di Ferruccio Checchi, impiegati anche i paracadutisti. Lo sport, ciclismo, salite dell'ottava tappa del Giro d'Italia, svetta lo spagnolo Cubino, non si fa sorprendere Rominger, sempre in rosa. Tennis, lo spagnolo Bruguera contro l'austriaco Muster, e questa la finale dei 52esimi internazionali d'Italia. Motociclismo, italiani in gran forma nella seconda giornata di prove del Gran Premio di Germania, viaggi in pole position nelle 250, Cadalora secondo nelle 500. Buonasera, da Ruggero Po al microfono con Valentina Montanari. Apriamo il giornale con due notizie giunte poco fa. La propria Corte di Cassazione ha inviato un avviso di incolpazione, l'equivalente per i magistrati dell'informazione di garanzia, al procuratore capo di Milano Borrelli e ad altri tre magistrati del pool Mani Pulite, e si parla con insistenza di una richiesta di rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi. La notizia di poco fa, nessuna conferma o smentita ufficiale, sta di fatto che la procura avrebbe chiesto il processo per Silvio Berlusconi. RAI GR1. Direttore Antonio Preziosi. Copenaghen, sul clima un mini accordo, intesa sul riscaldamento globale ma senza numeri. Europa delusa, gli ambientalisti parlano di fallimento. Weekend al gelo, nevica anche in pianura, visti peggioramenti, disagi in tutta Europa, 3 treni bloccati nel tunnel della Manica. Riforme e dialogo, Berlusconi al lavoro, stasera Bossi e Tremonti ad Arcore, Schifani ottimista, scambio di auguri ironico fra Fini e Feltri. Indignazione per Auschwitz, profanata, rubata la scritta all'ingresso dell'ex campo di sterminio nazista, ricompensa da 25.000 euro. Sanremo 2010, presentati i cantanti e le canzoni, al festival anche Emanuele Filiberto, all'Ariston con Pupo. Calcio, anticipi di A, stasera Fiorentina-Milan, i rossoneri cercano i 3 punti per avvicinarsi all'Inter, alle 18 sfida salvezza tra Bologna e Atalanta, partite a rischio neve. 19 dicembre, sabato, buongiorno, in studio Ruggero Po con Valentina Montanari. Accordo al ribasso, dunque, a Copenaghen, senza vincoli precisi sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, che difficilmente può essere considerato un vero successo. Mentre gli ecologisti e i paesi emergenti parlano di farsa, si pensa già ai prossimi negoziati di Bonn.